Storia della bicicletta. 100 anni di storia della bicicletta. La Legnano. Nei primi anni del Novecento, un intraprendente capitano d'industria, Emilio Bozzi, legò il nome di Legnano a un prodotto, la cui storia si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Questo singolare personaggio, nato nel 1873, originario di un'antica famiglia di proprietari terrieri, ripudiò subito l'attività agricola che il destino gli avrebbe altrimenti riservato. Il giovane Bozzi intuì infatti che un nuovo mezzo di trasporto individuale, la bicicletta, era destinato a un futuro di grande espansione. Si trasferì così dalla provincia a Milano per impiantare un'azienda, appunto la Bozzi & Company, finalizzata al commercio di componenti e accessori di biciclette. Egli si rese conto che questo veicolo, la cui produzione era per lo più in mano all'industria estera, si sarebbe sviluppato ben presto anche in Italia. Fu così che cominciò a far costruire in proprio le prime biciclette messe in vendita col marchio Aurora. Era il 1902. La grande occasione per lui si presentò quando la Franco Tosi di Legnano decise di ampliare la propria produzione, aggiungendo a caldaie, macchine a vapore e turbine, anche la fabbricazione in serie di biciclette. Dopo aver acquistato i brevetti dalla fabbrica inglese Wolseley, la prima marca di biciclette costruita a Legnano si chiamò così Volsit, uguale Wolseley italiana. Il grande complesso industriale legnanese aveva realizzato in questa nuova attività un apposito padiglione lungo la ferrovia, a lato dell'attuale via 20 Settembre. Nel 1907 Emilio Bozzi intraprese con la Franco Tosi una joint venture, ottenendo la esclusività di vendita in tutta Italia della bicicletta Volsit. L'abilità del Bozzi fu tale da creare rapidamente una rete di agenti e depositari in tutta la penisola, offrendo bici a prezzi competitivi rispetto alla produzione estera e di altre marche nazionali. Il binomio Tosi-Bozzi funzionò in perfetto accordo per un ventennio e i punti vendita divennero presto circa 3.000. A sostenere la marca sul piano pubblicitario pensò lo stesso Bozzi, creando nel 1918 una casa agonistica dal caratteristico colore verde oliva, che impose con sonanti vittorie di campioni il prestigio della Volsit Legnano e l'attenzione della gran massa di tifosi delle corse ciclistiche. Nel 1927, sostituendosi alla Tosi, dalla quale aveva rilevato lo stabilimento, Emilio Bozzi ritenne opportuno di affrontare in proprio la produzione di biciclette, non più su brevetto inglese, ma una due ruote di nuova struttura per linea e meccanica. Nacque così la bicicletta totalmente italiana, appunto, la Legnano. Fu modificato il telaio e insieme ai parafanghi apparve, nelle biciclette da donna, anche la reticella paraveste. Al successo della marca contribuì il nome e il simbolo della città del Carroccio, cioè il guerriero della battaglia di Legnano, logo che figurò anche sulle bici da corsa, di cui era stata creata un'apposita linea con caratteristiche innovative. In 56 anni di impegno nel settore agonistico, in sella alle biciclette Volsit Legnano, salirono molti campioni, da Guerra a Magni, da Bartali a Coppi, da Binda a Girardengo, dal legnanese Canavesi a Fondriest, tanto per citarne alcuni. La casa Verde Oliva poté vantare un medagliere di 7 campionati del mondo su strada, 15 campionati d'Italia, 16 giri d'Italia e 2 di Francia. Emilio Bozzi morì il 21 settembre 1936, ma l'azienda, sempre col suo nome,
proseguì la tradizione di grande prestigio e di successo con gli eredi, che nel dopoguerra seppero riorganizzare l'azienda e all'inizio degli anni 60 realizzarono una nuova sede, inaugurata nella primavera del 1963 su 22.000 metri quadrati tra Legnano e Busto Arsizio. Imponente la produzione della Legnano, tra le 100 e le 150.000 biciclette all'anno, vendute in 62 paesi di ogni continente. È il culmine del successo, cui seguirà tra gli ultimi anni 60 e i primi del decennio successivo un periodo di crisi generale del mezzo meccanico a due ruote, tanto che la Bozzi, pressata anche dalla concorrenza, nell'ottobre 1971 decise di chiudere il complesso di Legnano per proseguire l'attività a Milano, affidando la produzione a terzi. Negli anni Ottanta gli eredi della Bozzi cedettero il marchio alla più antica casa italiana di produzione di velocipedi, la Bianchi. Nel 2008 gli eredi del grande capitano dell'industria Emilio Bozzi tentarono di riottenere dalla Bianchi la licenza e la titolarità dell'ultracentenario marchio per riportare la sede della società nella città del Carroccio. Tratto da La Martinella, maggio del 2010, Giorgio Di Lario.